Victor Pfeiffer. E qui si cambia completamente genere di atleta. Assolutamente, andiamo a seguire infatti l'atleta austriaco Victor Pfeiffer. 24 anni ed è il campione nazionale. Lo abbiamo già visto agli europei dove ha ottenuto la 18ª posizione. La musica di Ennio Morricone, visto che le musiche di Ennio Morricone vengono spesso davvero scelte dai pattinatori. Sì, si prestano molto al pattinaggio, sono orecchiabili, hanno una bella melodia, dei tempi anche diversi, sono interpretabili perché si ricollegano ai film, quindi spesso amate. Triple Lutz, bellissimo, braccio su. Triplo Salchow, triplo Tolk, lunghissimo, molto molto bello. E l'axel doppio, ma così programmato. Eh sì, hai visto, un problema, ce l'hai tirato su, è stato bravissimo. Finale a sorpresa per questo libero così romantico che però acquisisce un po' di humor con questa cosa. No, è stato bravo. Sì, sì, è stato molto molto bravo perché ha realizzato che se quell'elastico fosse finito sotto la lama poteva essere prelata. Ecco, adesso dice, a questo punto vi faccio vedere le gambe, tutte e due. Ma perché pensava, sapeva di essere a Nizza e già pronto per andare in spiaggia subito. Ma non è che possiamo dargli torto, perché devo dire che la spiaggia di Ciottoli, ma è stupenda, di Nizza, sulla Baia degli Angeli, insomma, è un invito. Quando la mattina passiamo con il tassi là davanti, insomma, l'istinto è forte, però poi qui c'è la magia. Dove ci chiama? Qui c'è la magia del pattinaggio, ma davvero bisogna dire, Nizza è una città straordinaria, soprattutto non solo lungomare, non solo centro, ma la Vionis, tutta la parte di Nizza vecchia con i suoi tesori barocchi, col Palais Lascari, con la chiesa di Santa Reparata, davvero da visitare, perché è una città che si fa amare. E quindi lui si è già preparato per andare al mare. Esatto, ha fatto bene, ho già finito, vado, è orario per il mare. Del resto anche Carolina ieri ha detto, beh, passerò questa giornata che c'è di riposo forzato questa volta per andare al mare, per andarmi a godere un po' di sole, godermi Nizza, e noi glielo auguriamo, così domani arriverà tranquilla per affrontare il free program.
Intanto qui ci ripropongono gli elementi di salto. L'Axel è quello dove ha dovuto lottare di più per arrivare all'arrivo. E qui è la trottola Angelo, cambio di piede. È particolare questa posizione. In effetti lui è molto flessibile, è uno dei pattinatori che riesce a seguire delle belle posizioni nelle trottole. È proprio saltato, se l'è tagliato via con l'altro piede, vedi? Col piede libero si è tagliato completamente il gancio, con la coda ha preso dentro e si è tagliato il gancio del... c'è un elastico che tiene il pantalone tirato, diciamo, e passa sotto al pattino, e lui con la coda del destro ha proprio tranciato di netto l'elastico, però pronto di riflessi, molto stato bravo, perché per una cosa del genere noi ai campionati del mondo junior abbiamo visto che la giuria ha bloccato tra l'altro quella coppia che gareggiava per andare a prendere la medaglia e poi è scivolata in quarta posizione. Ha bloccato perché se riscontra che c'è una situazione di pericolo può bloccare, però in questo caso è stato furbo perché la giuria si è resa conto che lui era consapevole di questa cosa, l'ha tirato su, a quel punto il pericolo non sussisteva più e quindi giustamente non l'ha bloccato. Poi hanno, penso, anche calcolato che ormai mancava pochissimo alla fine e quindi non è andato incontro alla penalità. Poi ci perdono i components e tutto il resto quando viene interrotto.